Grazie Presidente. Io volevo innanzitutto ringraziare il consigliere Angelucci per questo enorme lavoro e volevo ringraziare i presidenti delle consulte e l'ingegner Gialloreti che sono intervenuti oggi. Vorrei ringraziare parimenti anche gli altri consiglieri e l'assessorato e tutti coloro che a qualunque titolo hanno dato un contributo per la stesura di queste linee guida. Non è esattamente come l'ha rappresentato la consigliera Celli, non è che noi stiamo dando l'indirizzo politico alla nostra giunta perché nel frattempo la giunta poteva fare. In realtà noi abbiamo collaborato insieme a tutti i livelli per tirare fuori delle linee guida che fossero soddisfacenti per tutti. In primis per gli utenti e poi anche per la parte politica. E in questo l'assessorato ci ha aiutato e supportato, perché vedete, la 355 è una delibera di giunta e va modificata dalla giunta e noi avevamo voglia, desiderio, necessità di fare un lavoro capillare anche nei territori, anche con gli altri esponenti della nostra parte politica, per tirare fuori tutte le necessità che venivano dai territori, per tirare fuori tutte le necessità che venivano dalle diverse tipologie di disabilità, tutte le particolarità che girano intorno alla vita di un disabile, perché non dimentichiamoci ci sono anche le famiglie, non dimentichiamoci ci stanno tutta una serie di problematiche che piombano nella vita di una famiglia nel momento in cui dalla nascita di una persona o per un incidente ci si trova a dover fare i conti tutti i giorni con la disabilità. È stato un lavoro corale e è vero, ci sono voluti 3 anni, però io penso che vedendolo ne è valsa la pena. Ma soprattutto ne è valsa la pena perché non è stampato sulla pietra, non è inciso sulla pietra in modo irreversibile, anche perché prevede diversi step, prevede di continuare questa interlocuzione con le consulte, prevede di fare un osservatorio, prevede di eventualmente essere rimodificato qualora ci si accorgesse che qualcosa non va, non nelle linee guida, ma nella stesura della nuova delibera di giunta. Quindi è stato un voler supportare il nostro assessorato, il nostro assessore in questo lavoro, dandogli un supporto, facendo un lavoro capillare e nell'idea di poter dire tutti la nostra su questo, in primis ascoltando nei municipi e ascoltando sui territori e ovviamente anche noi ascoltando la consulta cittadina. Io penso che sia un enorme passo in avanti, soprattutto quando penso alle dismissioni protette, quando penso al futuro delle persone con disabilità, a tutti quegli interrogativi che ci si pongono quando noi pensiamo che cosa succederà domani. Ecco, io penso che un'amministrazione sana, un'amministrazione seria deve stare al fianco degli utenti, deve stare al fianco delle loro famiglie, deve pensare all'oggi ma pensare anche al domani, perché è da questo veramente, come citava prima il consigliere Zannola, che si vede anche il grado di civiltà, ma al di là del grado di civiltà è perché umanamente non è accettabile non stare al vostro fianco e non ascoltare quanto voi ci chiedete, quanto voi ci proponete e quanto voi ci farete rilevare in futuro. Quindi io ritorno a ringraziare nuovamente tutti e ovviamente il nostro sarà ovviamente un voto favorevole, ma io invito veramente tutte le persone che hanno desiderio di continuare a contribuire su questo fronte a venire a darci una mano. Grazie.